Se l'impresa che ha vinto l'appalto, la Catanese Planeta, dimostrerà di avere tutte le carte in regola, superando i necessari controlli, i lavori in Piazza Dettori e in Piazza Monteverdi partiranno durante l'estate. Questo ha detto ai componenti della Commissione Lavori Pubblici il titolare assessorato Ottavio Sanna, che durante un'audizione ha illustrato i progetti per i due spazi urbani di Santa Maria di Pisa. Il progetto iniziale, ereditato dalla precedente amministrazione, prevedeva nell'ettaro che comprende Piazza Dettori un imponente investimento, compresa la realizzazione di una grande fontana, alla quale si è preferito rinunciare, per scelta dell'assessorato, per poter destinare maggiori risorse allo spazio vicino di Via Monteverdi. Abbiamo appaltato appunto i lavori per la realizzazione di Piazza Dettori e Piazza Monteverdi per un importo totale di 700.000 euro. A questa gara hanno partecipato oltre 101 imprese. Stanno verificando la documentazione necessaria proprio il piano operativo di sicurezza e una volta che l'impresa ci consegnerà tutti questi documenti si può diciamo così, dichiarare l'avvio dei lavori, che sarà nei prossimi mesi. Abbiamo dedicato una parte di quelle risorse che prima erano destinate a Piazza Monteverdi per 20.000 euro, sono invece destinate oltre 100.000 euro, perché vorremmo dare proprio anche una riqualificazione più importante alla Piazza Monteverdi. Per la prima piazza il progetto esecutivo prevede pavimentazione, spazi verdi e un parco giochi, come mostrano le illustrazioni incluse nelle carte, mentre per il largo in via Monteverdi la regimazione delle acque, il rifacimento del manto stradale con la copertura delle parti sterrate. Novità anche per Piazza Bande a Sant'Orsola. I lavori abbandonati all'impresa, che ha comunque realizzato il 90% dell'opera, saranno affidati a un nuovo esecutore, mentre il comune spenderà 93.000 euro per il ripristino di un campetto sportivo adiacente. Entro la fine dell'estate, ha detto l'assessore del PDS, inaugureremo la piazza. È arrivato il parere negativo espresso dalla commissione Via VAS del Ministero dell'Ambiente per una prospezione geofisica con la tecnica Airgun della società norvegese TGS Nopec al largo della costa nord-occidentale della Sardegna. La nostra voce è stata ascoltata e siamo molto soddisfatti del parere negativo espresso dalla commissione tecnica, dichiarano in una nota congiunta il governatore Francesco Pigliaro e il presidente del consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni. Abbiamo aree marine della vocazione importante e prevalente rispetto agli interessi di società in cerca di un profitto ad alto impatto ambientale, la grande ricchezza delle nostre due isole, il patrimonio immateriale e ambientale, e dobbiamo fare in modo che possano presentarsi al mondo in tutta l'integrità del loro straordinario paesaggio. Il nostro impegno comune va in questa direzione e la forte intesa tra Corsica e Sardegna ha rafforzato certamente la posizione condivisa, contribuendo a portare a casa il risultato sperato, dichiarano il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio della Corsica. Soddisfazione anche da parte dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, Donatella Spano. L'ottimo lavoro fatto dalla Regione e dagli altri clienti interessati per motivare il giudizio tecnico ci ha premiato, dice Spano. Sosterremo sempre una posizione netta contro il degrado e l'impoverimento del nostro ecosistema marino, anche per evitare ricadute negative ambientali ed economiche, difficilmente prevedibili, potenzialmente irreversibili e non mitigabili. Continueremo a lavorare per la tutela e la valorizzazione delle aree protette. L'assessore Corsa per il territorio e l'energia Fabiana Giovannini sottolinea l'importanza di portare avanti uniti le battaglie comuni. La nostra collaborazione mostra quanto è utile e benefico lavorare insieme, Corsica e Sardegna, per il nostro ambiente e la difesa dell'economia delle nostre due isole. Secondo e ultimo incontro oggi in Viale Trento a Cagliari tra la Regione Imprese sui temi dell'export, organizzato dall'Assessorato dell'Industria per fare il punto sulle numerose iniziative legate al programma triennale di internazionalizzazione varato 2 anni fa con una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro. L'incontro precedente si era svolto la settimana scorsa a Sassari. All'evento di oggi hanno partecipato rappresentanti di un centinaio di imprese e delegati nazionali di ICE Agenzia. Il capo di gabinetto dell'Assessorato dell'Industria, Simone Azzeni, ha ricordato le diverse tappe che in questi ultimi 2 anni hanno segnato il percorso del programma di internazionalizzazione, dai bandi all'Export Lab, dai forum tematici al seminario tecnico formativi. Siamo enormemente soddisfatti dei risultati raggiunti, ha detto, sta finendo la prima stagione del programma, una stagione importante segnata dai bandi da 12 milioni di euro destinati alle imprese in forma singola e associata e alle associazioni di categoria. La risposta delle aziende coinvolte è stata superiore alle nostre aspettative, segno che il tessuto imprenditoriale della Sardegna, in particolare dei settori dell'agroalimentare e dell'ICT, è vivace e pronto a raccogliere la sfida dei mercati esteri. Il nostro compito è quello di accompagnare le imprese in questo
questa sfida e il motivo per cui l'assessore Piras ha fortemente voluto la delibera con la quale la Giunta ha deciso di stanziare ulteriori risorse pari a 6 milioni di euro per nuovi bandi che partiranno nel prossimo autunno, mentre altri 1,5 milioni di euro sono previsti per la seconda fase dell'Export Lab, destinato alla formazione di Export Manager. Alla prima fase dei bandi hanno partecipato complessivamente 204 imprese in forma singola e associata che adesso stanno avviando i piani export all'estero. Per quanto riguarda l'Export Lab, il percorso formativo si è concluso di recente ed è stato intrapreso da 44 imprese isolane. Natura, musica e festa di Borgata è lo slogan del nono weekend di emozioni di primavera che inizierà già da domani nel parco di Porto Conte in occasione della Festa della Repubblica. Una tre giorni che si preannuncia, anche questa volta, densa di eventi e iniziative. Si inizia domani alle 9 del mattino con l'apertura dei musei e delle mostre a Casa Gioiosa, sede del parco. Nel corso della giornata saranno organizzati inediti itinerari alla scoperta delle fortificazioni militari a cura dell'associazione Nel Vivo della Storia a Montedoglia. Sempre venerdì sarà allestita la mostra mercato a Guardia Grande per promuovere le attività produttive con stand e laboratorio in cui saranno prodotti dolci e pasta fresca, mentre i bambini potranno apprendere le tecniche di lavorazione dell'argilla e i segreti della pittura con i maestri Mario Niedu ed Elio Pulli. Quindi pausa pranzo e intrattenimento in piazza con musica folk per tutta la giornata fino alle 22. Sabato, oltre ai servizi di Casa Gioiosa, gite in gommone, kayak, immersioni subacquee e snorkeling, ma anche escursioni in grotta con un gruppo speleologico. Gran finale domenica con la degustazione nella Casa del Parco dei prodotti tipici sardi. Per informazioni e prenotazioni consultate il sito del Parco di Porto Conte. Alghero ritorna al centro dell'attenzione del Nord Sardegna con l'edizione 2017 del Rally Italia Sardegna che individua la Riviera del Corallo come quartier generale della manifestazione motoristica internazionale. A contorno della Kermesse Mondiale numerosi eventi organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Meta, il Parco di Porto Conte e l'Automobile Club Italia. Si inizia martedì 6 giugno con l'apertura al pubblico del Service Park, dove saranno presenti gli stand istituzionali. Il giorno dopo, mercoledì 7 alle 11, sui Bastioni Magellano, il meeting internazionale con 120 Bugatti d'epoca e gli equipaggi provenienti da tutto il mondo. L'esposizione di auto storiche proseguirà per tutta la giornata di giovedì nelle principali piazze della città e alla sera spettacoli e esibizioni di gruppi folk e costumi sardi. Venerdì giornata di sport con il rientro e la ripartenza dei piloti del rally. Sabato il concerto dei Pirati Live Band dalle ore 21, a cui seguirà il DJ setter di Radio 105. Gran finale domenica con l'arrivo del rally e la cerimonia di premiazione. Dopo 7 anni Brian Sacchetti saluta la Dinamo. Un protagonista assoluto che porta via con sé l'affetto di un'isola, il rispetto conquistato e poi uno scudetto, 2 Coppa Italia e una Supercoppa. Molto pathos all'annuncio dell'ala che ha colto impreparati molti di noi, la voglia di trarre nuovi stimoli e la certezza di aver sempre adorato la maglia. Questo è il sunto delle dichiarazioni del nostro ex giocatore. Il presidente Sardara ha sottolineato il trend della società che come sempre ha soddisfatto le richieste dei suoi tesserati. La Dinamo rimarrà nel mio cuore e questo non è un addio ma un arrivederci, dice Brian Sacchetti. E noi chiudiamo questo piccolo tributo con un grazie campione e buona fortuna.